È conosciuta come la capitale della maiolica, di quella lavorazione della ceramica, cioè estremamente riconoscibile per smalto e decorazioni. Una tradizione antichissima che ancora oggi è la vera anima di Deruta. La nostra città è una città che si raggiunge facilmente da Roma e naturalmente da Firenze o da Milano attraverso appunto le vie di comunicazione principali che sono la A1 per un tratto, la A14 e poi la E45 che ci fa giungere proprio a Deruta, la nostra città, con veramente molta facilità, quindi è un centro facilmente raggiungibile perché è dotato di infrastrutture adeguate. È una città economicamente importante perché da oltre 8 secoli, precisamente dal 1282, c'è l'arte della ceramica che si perpetua da secoli e generazioni di famiglie tramandano questa importante arte dell'artigianato artistico. Deruta è a pieno regime una città tra le più antiche affermate città della ceramica italiana ed Europa. È un comune dove esistono tuttora circa 550 addetti nel settore delle maioliche tradizionali ed artistiche ed offre a tutti coloro che visitano questa valle verde dell'Umbria, questo luogo ricco di storia e di cultura, veramente un panorama delle proprie tradizioni. Dall'alto di una collina il borgo medievale di Deruta segna il confine tra la Valle del Tevere e la Valle Umbra, nel cuore verde dell'Italia. Deruta è una città medievale le cui origini sono nel 1000 d.C. È una città che era la fortezza di protezione della città di Perugia, tanto è che il simbolo della città è il grifo e la torre, con una pianta di ruta che è proprio nella alta terminale della torre, intanto che il suo nome trae origine da Diruta come distrutta, dalle origini latine, e naturalmente la era distrutta più volte sarà la nostra città dagli assalti di coloro che vanno a conquistare Perugia. Deruta pertanto è il punto di riferimento per la difesa nella media Valle del Tevere della fortezza di Perugia. A Deruta ogni angolo racconta di quell'antica mai sopita passione per la lavorazione della ceramica. La riproduzione di grandi dimensioni della ben nota piastrella cinquecentesca, a croce e a stella, dà il benvenuto all'ingresso del paese. La via Tiberina, ambo i lati, scorre tra attività e laboratori dedicati alla ceramica.
centro storico è puntellato di murales in maiolica, edicole votive e indicazioni di vita quotidiana. Dettagli decorativi sulle facciate dei palazzi. Piccole botteghe, una dopo l'altra, tra i vicoli. Si possono trovare davvero stranezze d'ogni tipo. La magia delle maioliche è racchiusa nelle mani dei maestri ceramisti. Il tipico derutese, adoperato per 400-500 anni, sempre il blu, il verde ramina, il giallo e l'arancio. Erano questi i colori tipici di Deruta e si riconosce un po' in tutto il mondo la maiolica di Deruta in questi quattro colori. Raffaellesco, Deruta e arabesco. Queste sono le tre decorazioni che hanno portato avanti per anni Deruta, perché tanta gente ha mangiato, ha sfamato le famiglie con queste decorazioni. Dopo sono venute altre decorazioni, ci sono stati dei cambiamenti perché i gusti della gente sono cambiati. Anche oggi vedi che le case non sono più come erano 30-40 anni fa, ma sono più moderne, allora mettono dentro decori floreali e altre cose. Eppure attraverso i secoli il procedimento non è mai cambiato. Il momento della creazione. La prima cottura. La smaltatura. Il disegno e la decorazione. اللي بيحبك من قلبه عمره ما بيدلك.
la cristallimatura. E la seconda cottura, detta del bello. La cultura della maiolica ha influenzato fortemente anche la devozione popolare a Deruta, al punto tale da rendere straordinariamente unico il santuario della Madonna dei Bagni, con circa 700 ex voto in maiolica. Il più antico risale al 1657, ma quotidianamente ancora oggi c'è chi rende grazie così con una rappresentazione in ceramica di un accadimento miracoloso. Orgoglio di Deruta, il Museo Regionale della Ceramica. Tre livelli e un susseguirsi di stanze che espongono le meraviglie dell'arte ceramica derutese. Siamo nella sede del Museo Regionale della Ceramica, ospitata qui nel convento di San Francesco, e ristrutturato proprio adibito al museo. Il Museo Regionale è uno dei musei più antichi d'Italia, nasce infatti alla fine dell'Ottocento, nel 1898, con l'intento di servire la produzione artigianale di Deruta. Il percorso del museo è ordinato in un percorso cronologico che va dal Medioevo all'Ottocento. Nel museo sono raccolte oltre 6.000 opere in ceramica distribuite su vari piani e naturalmente le opere più importanti sono esposte nella Sala del Rinascimento, dove sono presenti i piatti da pompa, i vasi su altopiedi, le opere più significative della produzione rinascimentale. In queste opere vi sono ritratti femminili, in genere accompagnati da un cartiglio col nome della fanciulla e l'aggettivo bella, ma vi sono anche cavalieri, scene sacre, profane, santi ed altri oggetti decorati in policromia o in lustro metallico, che è una delle specialità della ceramica derutese del Rinascimento. E ancora maioliche arcaiche diffuse, cioè tra XIII e XV secolo. Quel che resta dei pavimenti in piastrelle a croce e a stella a otto punte, di ispirazione araba. Eccezionali manufatti cinquecenteschi della chiesa di San Francesco e della Rocca Paolina di Perugia. Tipici del Cinquecento, oggetti da farmacia, targhe votive e devozionali.
nella sala del 600, grottesche o raffaellesche dai decori zoomorfi. Ma anche oggetti in stile calligrafico, dall'andamento cioè che ricorda quello della scrittura, è mutuato dalla porcellana di stampo orientale, perciò detto anche arabesco. Tra 700 e 800 oggetti d'uso come saliere, calamai, zuppiere e servizi. Nel museo anche un deposito visitabile, oltre 5.000 opere dal Medioevo al Novecento, una ricca collezione di artisti contemporanei che hanno proposto idee innovative per la produzione della ceramica derutese. E le confezioni per cioccolata appositamente commissionate da Perugina. Rientra nel percorso museale anche un'antica fornace, luogo simbolo in cui le maioliche prendevano vita. La Fornace Grazia fa parte del percorso museale ed è una delle botteghe più antiche, risale al 500, della produzione di maiolica derutese. La fornace stessa è stata adibita alla cottura delle maioliche fino agli inizi del secolo XX. Attualmente la ditta Grazia opera in un altro edificio, in un opificio più moderno, ma lì abbiamo voluto conservare questo strumento antico che è la fornace, che appunto riprende la tecnica del Rinascimento. Perla del Museo della Ceramica, la collezione di Milziade Magnini, medico derutese, oltre 1.000 pezzi tra 800 e 900, provenienti da diverse regioni italiane, oltre ad esemplari fittili della Magna Grecia. Accolti in 10 vetrine che lo stesso Magnini progettò e fece finemente decorare. Al pian terreno, infine, un'esposizione temporanea delle opere in maiolica realizzate dagli studenti dell'Istituto d'Arte di Deruta, l'unico in tutta l'Umbria con corsi specializzati, non a caso in ceramica. Questa mostra è solo uno dei molteplici appuntamenti nell'ambito di Deruta, magia d'un arte. Ogni anno, dalla fine di agosto all'inizio delle prime due settimane di settembre, noi organizziamo una manifestazione che si chiama Magia di un'arte, un contenitore culturale dove chi arriva a Deruta può ovviamente toccare con mano l'arte, cioè diventare artista lui stesso, quindi dove sono aperti dei laboratori ceramici all'aperto, dove chi vuole può lavorare la creta, il tornio, può dipingere, e poi i nostri maestri artigiani che cosa fanno? Cuociono quello che il turista si trova a fare e poi viene regalato appunto al turista. Magia di un'arte non è solo questo, sono anche mostre, quindi quest'anno abbiamo ospitato 3 bellissime mostre e ogni anno ce ne sono. Poi sono concerti di musica popolare, concerti di musica folcloristica, ma anche ovviamente di musica classica. Quindi il turista che si trova a Deruta durante la manifestazione Magia di un'arte viene immerso, inglobato in un'arte a 360 gradi, considerando anche che stiamo studiando un nuovo format, cioè chi arriva a Deruta può essere ospitato in tutte le case, ovviamente non abitate, anche dei cittadini di Deruta, perché vogliamo che l'artista sia ospite, diventi derutese per quel lasso di tempo che viene qui, e quindi apriremo tutte le nostre porte, tutte le nostre case per coloro che vogliono appunto visitare la nostra cittadina e diventare loro stessi artisti. Ma il culmine è la Corsa delle Brocche. La festa coinvolge l'intero paese e comincia già dalla mattina. Il corteo storico.
tradizionale colazione, impreziosita da piatti, tazze, brocche, che solo Deruta può vantare. E a seguire il pranzo. Oggi mi trovate in costume d'epoca perché stiamo per assistere alla famosa Corsa delle Brocche, una rievocazione storica del 1830 che i nostri antichi concittadini facevano in occasione dei festeggiamenti di Santa Caterina e di San Simplicio, che sono i patroni di Deruta e di Santa Caterina, che è la patrona dei ceramisti. Un po' la strategia turistica è proprio questa, cercare di riportare in auge quelle che sono le nostre tradizioni, portare in auge quelle che sono le nostre bellezze, quelle che sono le nostre peculiarità, quindi la nostra arte ceramica, la nostra cultura, ma anche la bellezza del verde, perché non ci dimentichiamo che siamo in Umbria, quindi nel cuore verde d'Italia. Di conseguenza, mettendo in luce e portando all'attenzione tutte queste cose, non potete non venire ovviamente a Deruta. Siamo entrati, ormai sono già 2 anni, all'interno di un club molto importante, che è il Club dei Borghi Più Belli d'Italia. Con loro stiamo portando avanti progetti importantissimi e quindi non possiamo che ovviamente accogliervi al meglio, magari non in abiti ottocenteschi durante l'anno. Ciascuno dei 3 rioni storici di Deruta è caratterizzato da un colore predominante nelle rispettive decorazioni. Borgo è giallo. Piazza è blu. Valle è verde. Sfilano in parata e scaldano gli animi. Poi ha inizio il palio. Noi abbiamo voluto rievocare la fatica che i nostri laboratori artigiani o gli artigiani di allora facevano per poter avere le fonti di approvvigionamento dell'acqua, perché l'acqua insieme alla terra, al fuoco e all'aria formano i 4 elementi essenziali della ceramica, e quindi abbiamo voluto proprio con questa riaffermare la tradizione attraverso una competizione dei rioni che rievoca proprio una tradizione storica, il trasportare dell'acqua con delle vaselle, con del vasellame
con Dal Borgo, che era ricco di pozzi, alla piazza. La ceramica di Deruta è oggi un marchio registrato, tutelato nella sua unicità. E ben oltre gli oggetti d'uso quotidiano, diventa componente d'arredo urbano. Una delle priorità che questa amministrazione si è data sin dal proprio insediamento è di connotare la città in modo artistico, proprio per far vedere al turista che arriva che siamo al centro della ceramica artistica. Quindi abbiamo iniziato un progetto per l'arredo urbano che prevede manufatti sia di grandi dimensioni e che connotano varie zone del paese, e poi abbiamo lavorato molto sui giardini. È il terzo giardino che abbiamo inaugurato. Qui siamo all'interno di un bellissimo giardino che è intitolato Milziade Magnini, che è stato un collezionista storico della ceramica derutese. E avendo suddiviso il quartiere in decorazioni, qui siamo al centro storico, e questo giardino, come potete vedere, è connotato proprio dal uno dei tradizionali decori derutesi, che è il ricco Deruta. Sono panchine tutte decorate, come vedete, con questo decoro, e ogni panchina rappresenta sul frontale una mattonella della chiesa del pavimento rinvenuto sotto l'impiantito della chiesa di San Francesco, è datato 1524. È un pavimento che è considerato uno dei capolavori della ceramica rinascimentale. Infatti dovete sapere che le ceramiche cinquecentesche derutesi sono diffuse in tutto il mondo, nei principali musei, dal Louvre all'Hermitage al Victorian and Albert Museum. La ceramica, materiale resistente e durevole, a Deruta riveste tavoli, panchine e seditoie in giardini pubblici dal fascino particolare, rilanciando la sfida per il rinnovamento. Siamo convinti che quello che è il nostro grande ricchezza, la tradizione, la competenza dei nostri ceramisti, va anche abbinato ad un'operazione di rinnovamento della produzione, perché comunque Deruta, che ha sempre avuto estimatori, conoscitori ed ammiratori in tutto il mondo, deve anche poter entrare nelle case contemporanee con oggetti fatti sempre rispettando la nostra tradizione, ma con l'aiuto anche del design e di progetti che siano in qualche modo mirati a poter entrare nelle case anche più minimaliste contemporanee. Ha decisamente una marcia in più la tradizione gastronomica qui a Deruta, perché una tavola imbandita così è certamente ancor più accattivante. Venite a visitare la nostra città dalla fine di agosto alla metà di settembre, troverete queste rievocazioni storiche, ma naturalmente durante tutto l'anno il Museo Regionale della Ceramica, il Santuario della Madonna del Bagno e tante altre caratterizzazioni che il nostro territorio vi offre sono aperte alla vostra visita, sono ospitali e vi augurano di poter soggiornare nella nostra città con la passione che l'arte della ceramica dà a tutti coloro che la vogliono vivere. Quindi visitate Deruta, l'Umbria, l'Italia.